Certe notti è la canzone che ha lanciato il nuovo disco di Luciano Ligabue dedicato al più grande del rock, Elvis Presley. Certe notti è già un successo, ma chi ascolterà il nuovo lavoro del cantautore correggese in vendita da oggi troverà altri brani degni di nota. I primi fortunati ad ascoltarli sono stati ieri sera i responsabili dei fan club Ligabue. Si sono riuniti nel Cinema Teatro di San Martino in Rio, trasformato per l'occasione in un piccolo angolo di Nashville. Buon compleanno Elvis, questo è il titolo del nuovo disco, è un omaggio, oltre che al mitico padre di ogni rocker, anche alle radici della musica che negli anni 50 ha rivoluzionato il modo di comunicare con le sette note. Scenografia curata, non mancavano Cadillac coloratissime, molto American graffiti, e gigantografie di Presley. Le canzoni di Ligabue sono un atto di amore verso un modo di fare musica che sembra non accusare le ferite del tempo. Il suo rock poi, come sempre, si riempie di storie sanguigne, vitali, storie padane, ci si concede il termine, storie nostre. Ognuno di noi può rispecchiarsi in queste atmosfere. Un rock umano, quello creato dall'autore reggiano, che con questo nuovo disco sicuramente si guadagnerà nuovo credito e nuovi fan. E al termine del concerto un saluto tutto per i nostri telespettatori. Allora, ciao agli amici di Telereggio, è uscito l'album adesso, siamo qua a San Martino, abbiamo appena fatto la presentazione dell'album. Cosa dire? Speriamo che piaccia, si chiama Buon Compleanno Elvis, speriamo che vi piaccia. Ciao! Fagano!